Gianluigi Valdi, sono 29. I giochi di maggio nel 2010 festeggiano un altro compleanno importante, continuano a crescere, si parte sul sipario, subito il segnalibro d'argento a un nome straordinario della pallavolo italiana, un giornalista che ha contribuito e molto con le sue critiche, ma soprattutto con la sua passione a far crescere la pallavolo. Lorenzo Dallari. Sì. Ma, Lorenzo Dallari è un amico, una persona che lo conosciamo da tanto tempo, che ha fatto parecchio per la pallavolo, ma anche per lo sport, perché non cura solo la pallavolo. Ci pareva la persona più adatta per continuare un certo trend, visto che è venuto Giacomo Cosa, Jacopo Volpi, insomma Dallari ci pareva un nome giusto e importante. Il cuore pulsante sono le due tappe, poi noi come ogni anno mettiamo sempre qualche cosa nuova, quest'anno abbiamo la Via del Sale, un torneo sempre di pallavolo giovanile che lo faremo al Palasport di Casella il 25 di aprile. Chiaramente la Via del Sale attraversa alcune province, no? Alessandria, Genova, Piacenza e Pavia, le società che dovranno intervenire saranno di quelle parti lì. Poi l'altra novità, diciamo che è la prima edizione del Trofeo Valpolcevera Under 12, lo facciamo il 16 di maggio, non al Diamante dove si svolgono tutte le gare, ma al Palazzetto del Lago Figori. 21 marzo, sì, l'appuntamento al Paladiamante, 21 marzo, gara la mattina e al pomeriggio, alla mattina abbiamo il super 2 contro 2 97, il 3x3 1998, al pomeriggio i più giovani con la palla rilanciata e il mini volley. Ci sono, come ormai per tradizione, due testimonial importanti che giocheranno con i ragazzi in occasione della tappa nazionale, ancora un po' di riservo, ma insomma due campioni che daranno lustro alla manifestazione, ma soprattutto faranno felici i ragazzi. Sì, io credo che anche quest'anno le persone che abbiamo sentito, che credo che poi ci daranno le conferme, sono due persone importanti che hanno fatto vittorie importanti, che hanno tenuto il nome dell'Italia alto nel mondo. Credo che anche i bimbi li apprezzeranno, sono convinto, anche perché poi chi è venuto qua, oltre che giocare, si è dimostrato sempre molto disponibile dal punto di vista umano. Io però, anche per la tappa genovese, abbiamo previsto tre testimonial, tre giovanissimi nell'ottica come dei giochi di premiare e divulgare i giovani. Federico Bargi, Ilaria Spirito e Andrea Bettucchi sono i nomi di quest'anno.